La delibera 420 del 15 luglio 2019 della Giunta regionale, nella quale si dà il parere favorevole allo scioglimento del Ciapi, è stata assunta in mancanza di presupposti necessari e sulla base di valutazioni inveritiere, alcune delle quali platealmente e documentalmente errate. In particolare, non è vero che è stato rispettato l'articolo 24 dello Statuto Ciapi, che prevede sulla base di accertate situazioni gravi e reparabili lo scioglimento dell'Associazione Ciapi, dopo aver esperito ogni tentativo di risanamento. È un atto di accusa grave quello del direttore del centro professionale di Chieti Paolo Cacciagrano che questa mattina affiancato dal sindaco Diego Ferrara ha parlato della grave situazione che vivono i lavoratori. Vicino ai problemi del Ciapi, vicino ai loro dipendenti e eh, l'amministrazione Ferrara ed io in particolare sono sempre vicino a tutti i lavoratori in sofferenza, ovunque essi eh, prestino la loro opera e eh, ovunque eh, lavorino. Per quanto riguarda il Ciapi è un ente di formazione storica, sono 52 anni che opera eh, sul nostro territorio e ha dato braccia e menti capaci eh, a tantissime industrie del nostro territorio, quindi creando lavoro, creando economia, creando ricchezza. Ed è ingiusto eh, che eh, questi lavoratori eh, che potrei definire eroici per il loro comportamento e dedizione al lavoro in quando eh, vengono a prestare il loro servizio anche in difficoltà economiche vengano lasciate eh, da soli e soprattutto sotto silenzio. È una battaglia che dura da, da qualche anno. Ma noi chiediamo soltanto, niente, noi non andiamo col cappello in mano alla regione Abruzzo, noi chiediamo il rispetto delle leggi e dei regolamenti che non sono stati assolutamente rispettati, anzi sono stati addirittura eh, stravolti da questo punto di vista. E noi chiediamo innanzitutto la revoca della delibera di scioglimento del Ciavi che, è, che è parte da presupposti completamente errati, completamente sbagliati e quindi di rivedere la valutazione di questo ente nell'ambito di una logica anche regionale e nazionale. La formazione è un punto cardine delle attività. Il recovery, l'ultimo programma europeo, uno dei punti importanti, la formazione, la formazione professionale, è invece l'unico ente pubblico dell'Abruzzo, il Ciapi, praticamente viene, viene totalmente cancellato. Quindi chiediamo di rivedere anche le politiche, la politica della formazione della Regione Abruzzo e naturalmente, e naturalmente questo ente che ha un patrimonio, questo ente che ha una grande professionalità, questo ente che ha formato 40.000 ragazzi fino ad oggi che poi sono diventati lavoratori della Sevel, della Fameccanica, questo Ed che ha fatto formazioni in tutta Italia, che ha fatto formazione all'estero, questo Ed che è un brand, un know-how importantissimo e riconosciuto a livello nazionale, non può essere cancellato solo perché la regione non, non si legge bene le carte, per regione parlo sia dalla, parte, e bene, sia dalla parte politica ma anche dalla parte dirigenziale perché le responsabilità sono, sono di entrambi, quindi di ristudiare tutta la problematica del Ciabi in un'ottica un di rilancio della formazione professionale d'Abruzzo.